Salve a tutti e bentornati su Calamos, strumenti di scrittura. Oggi andremo a parlare di una penna veramente interessante perché si tratta di una serie di penne, una delle penne prodotte per questa serie e ci permetterà di parlare di diversi argomenti. Prima di iniziare però voglio assolutamente ringraziare Mazza Stilografica di Milano, un negozio nei pressi del Duomo che vi consiglio di visitare, per avermi permesso l'unboxing di questa penna e anche il luogo dove eventualmente troverete questa penna. E stiamo parlando di Montblanc Writers Edition, omaggio to Rudyard Kipling. Limited Edition. È questa la penna della prova di oggi. Intanto questa fa parte della Writers Edition, cioè delle penne che la Montblanc ogni anno dedica agli scrittori, da Hemingway in avanti, che fu la prima Limited Edition, la prima penna dedicata agli scrittori da Montblanc. Ogni anno Montblanc è uscita con una penna limitata e dedicata ad uno scrittore famoso. Questa penna che andiamo a provare, che credo che sia l'edizione 2020, se non erro, è dedicata appunto a Rudyard Kipling. Kipling è stato uno scrittore britannico, nacque a Bombay nella metà del 1800, nel 1865, e morì nei primi anni 30 del secolo scorso. E diciamo che divenne famoso soprattutto per una raccolta di racconti, che è appunto il libro della giungla. A questo seguirono Capitani Coraggiosi e altre famose opere dedicate appunto all'avventura. E Kipling fu uno scrittore, uno dei più famosi scrittori britannici, a cui appunto Montblanc dedica questa penna. Kipling rimase famoso perché in qualche modo anticipò e continuò un filone che era quello della fantascienza. Molti scrittori successivi citarono Kipling più e più volte, quindi diciamo che lui è veramente stata una pietra miliare nella letteratura del secolo scorso. Agli scrittori, appunto, Montblanc dedica delle penne. Prima ho detto che è del 2020 questo, ma in realtà è del 2019, mi sono confuso. La serie sugli scrittori era iniziata nel 1992, se non erro, con la prima penna dedicata appunto agli scrittori. Questa penna, come vedremo, ha delle caratteristiche già qui dalla copertina sovraccopertina della scatola. È particolare perché, come tutte le penne che Montblanc dedica agli scrittori, ricordano il libro. E questa, appunto, come possiamo vedere, tolta la sovraccopertina, abbiamo qui quello che sembra proprio un libro, come possiamo vedere. E infatti possiamo andarlo ad aprire come un libro, in questo modo, e qui abbiamo un copioso opuscolo dedicato alla penna, alle sue caratteristiche, ma anche a Rudyard Kipling, che è questo signore qui ritratto, e in varie lingue e varie informazioni sia sulla penna che anche sull'autore. Molto molto interessante questo modo di presentare le penne, perché ci fa comprendere anche la storia in qualche modo. E qui sotto abbiamo la penna. Penna che è nel pennino F. Adesso andremo a vederla, la
prendiamo e prima di andare a vedere questa penna, ricordiamoci anche che Kipling è stato il più giovane ed è tuttora il più giovane premio Nobel per la letteratura, infatti lo ricevette a 42 anni. E questa penna è in una resina verde, un verde giungla, infatti ricorda la giungla delle opere di Kipling, e questa è appunto una resina verde, verde giungla, e ha le finiture in platino. E poi abbiamo qui il riferimento sulla clip, il riferimento è ai lupi che si prendono cura di Mowgli e quindi alla comunità della giungla. Poi, come tutte le penne della serie degli scrittori, qui è riportato l'anagramma della firma, come si nota, qui c'è la firma, appunto, e appunto la testa di lupo. Sulla veretta del cappuccio è inciso Montblanc, la scritta Montblanc. La penna è limitata e qui vi è indicata la tiratura e il numero della penna fatta in 9.800 esemplari. Ma sulla parte superiore del cappuccio e sull'anello del cono, dopo lo andiamo a vedere, sono finemente incise stralci della sua famosa poesia If del 1895 dedicata al figlio. E in inglese, If you can keep, cioè se riuscirai a mantenere la calma quando tutti attorno la stanno perdendo, tu sarai un uomo, figlio mio. Ed è incisa qui sulla veretta. È riportata poi anche qui sul cono, in questa parte del pistone di caricamento, sempre ovviamente in inglese. Sulla sommità della penna abbiamo il grande logo Montblanc. La penna come dimensione direi che è una dimensione media, ha molti, molti spunti, molte forme decorative che appunto ricordano gli scrittori, come giusto che sia, tutte le penne dedicate agli scrittori. E adesso lo andiamo ad aprire e vediamo anche il pennino. Ovviamente avvite l'apertura. E questo è il pennino e il feeder, pennino nella misura F e credo che sia nella misura della 146, almeno dalla misura che vedo mi sembra questa. Sul pennino, che è in oro bianco 18 carati, è inciso un mappamondo in onore per l'amore per i viaggi che accompagnò sempre Kipling ed è coronato con l'emblema della Montblanc e l'anno di edizione 2019. La penna ovviamente ha il caricamento a pistone. Ed è semplice ma molto bella. Il cappuccio
non è calzabile. Per l'occasione, Montblanc, oltre alla penna, ha dedicato anche un inchiostro, un verde, omaggio a Kipling, e questo è il Giungla, ed è l'inchiostro in edizione sempre limitata, fatto per l'occasione della penna, e infatti peraltro c'è l'if sulla confezione dell'inchiostro. Quindi questo è l'inchiostro dedicato alla penna di Kipling, e con la quale adesso andremo anche ad inchiostrare la penna e a provarla. Questo è il colore dell'inchiostro. Prima di inchiostrare la penna, se non lo avete ancora fatto, attivate la campanella e iscrivetevi al canale, così eventualmente non vi perderete prossime prove che faremo su questo canale. E inoltre ringrazio ancora una volta Mazza Stilografiche di Milano che mi ha permesso di provare questa penna. Ed ora sulla carta roghia andremo a provare la penna. Quindi questa è la Montblanc. Writers Edition, edizione speciale. Questa è la penna dedicata a Rudyard Kipling. Questo è il pennino F e l'inchiostro è sempre il Montblanc, dedicato a Kipling. Il pennino è un 18 carati rodiato. E la penna, pennino ovviamente rigido, scrive benissimo, molto scorrevole, e anche l'inchiostro, mi sembra una bellissima tonalità, veramente un verde interessante questo. E beh, che dire, la penna scrive bene, una Montblanc, è un pennino magnifico e si tiene bene in mano. È da un po' che Montblanc presenta penne dedicate agli scrittori con questa forma. Aveva fatto già precedentemente quella dedicata a Saint-Exupéry, che aveva una forma simile. E anche questa è una bellissima penna che scrive molto molto bene. Il pennino è un bel 18 carati e anche l'inchiostro a me piace molto. Questo scriviamolo anche qui, è la Writing Edition Limited Edition 2019. Direi che come ultimo bonus e
omaggio a Kipling, possiamo scrivere la poesia If, se ovviamente la scriveremo in italiano. Se riuscirai a mantenere la calma quando tutti attorno a te la stanno perdendo, tu sarai un uomo, figlio mio. E su questo chiudiamo. Ciao a tutti!